Sono oltre 13.000 gli studenti in tutta Italia che sono stati coinvolti nelle valutazioni e soprattutto nelle letture critiche, 1.700 quelli abruzzesi che hanno decretato il vincitore del premio Asimov, giunto alla sua 8ª edizione. È un premio molto bello perché vede una collaborazione tra mondo della ricerca, università e scuola superiore, che credo che sia una cosa davvero bella e preziosa per anche addirittura il futuro della cultura nel nostro paese. E sono proprio gli interessi così variegati di Isaac Asimov, scrittore biochimico russo, che hanno spaziato dalla letteratura alla scienza, passando per la fantascienza, l'esempio del metodo scientifico. Si parte sempre da un'idea libera, da ogni preconcetto, in quella fase che nel linguaggio contemporaneo si definisce brainstorming, per poi vagliare passo dopo passo le ipotesi al fine di confermarle o smentirle. Una commissione di 1.200 prof ha selezionato le 6 opere: Tempo di Guido Tonelli, Il secondo principio di Marco Malvaldi, Coccodrilli al Polo Nord e Ghiaccio all'Equatore di Antonello Provenzale, In un volo di storni di Giorgio Parisi, Serendipità, l'inatteso della scienza di Telmo Pievani. Ha vinto Edoardo Borgomeo con Oro Blu, edito dalla Terza, ricercatore all'Università di Oxford, attualmente impegnato in progetti di gestione delle risorse idriche e adattamento al cambiamento climatico presso la Banca Mondiale. Ma cos'è l'Oro Blu? Il mio libro è tratta dell'acqua, quindi l'oro blu, questa risorsa sempre più scarsa e sempre più variabile che col cambiamento climatico sta diventando qualcosa di cui finalmente ci stiamo ricordando. L'acqua è qualcosa che diamo sempre per scontato e il mio libro spiega come in realtà sia qualcosa che non è affatto scontato e qualcosa di cui ci dobbiamo prendere cura. È arrivato l'amore per la scienza? Ma diciamo, c'è anche oggi qui mia madre che era maestra elementare di scienze, quindi insomma sono cresciuto in un ambiente in cui sempre è stato importante interessarsi e approfondire, e quindi da sempre, da piccolo diciamo, sì. Te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo e mi fa molto piacere, soprattutto perché il premio è, insomma, si basa sul giudizio di studenti, quindi non di esperti ma solamente di lettori interessati, e quindi mi fa molto piacere riceverlo. L'esperienza della lettura critica che cosa ha rappresentato per te? È stata una bellissima esperienza, soprattutto un'esperienza proficua, poiché ho avuto la possibilità di confrontarmi con un mondo totalmente nuovo, come appunto il mondo della recensione e il mondo della lettura scientifica. Infatti nel libro che ho appena letto ho potuto riscontrare l'analisi di diversi dati che mi hanno fatto pensare e mi hanno fatto ragionare molto sulle tematiche sia antecedenti alla nostra era geologica che all'era geologica nella quale ci troviamo attualmente.